ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La prima assemblea pubblica regionale del PD marchigiano, guidato da Chantal Bonprezzi, segretaria non eletta, parte dal tema più discusso del momento, la sanità pubblica regionale. Un incontro, quello che si è tenuto in un hotel di Ancona, aperto a tutti, membri del partito e non, per affrontare tematiche spinose. In primis, la bozza del piano sanitario 2023-2025, preparato dalla giunta regionale e dall'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini. Così Bonprezzi descrive la bozza presentata dalla giunta a Quaroli. Manca, dal mio punto di vista, innanzitutto una questione di metodo, perché abbiamo visto anche dai media e non solo che questa bozza di piano non è stata condivisa a dovere. Adesso ci stanno provando a rimediare con degli incontri sul territorio, che però peraltro sono su invito, e molto spesso è capitato anche che rappresentanti istituzionali non siano stati autorizzati ad entrare. Io personalmente ho partecipato a una di queste presentazioni, purtroppo ho visto anche l'assessore Saltamartini soffermarsi su diversi punti ma non arrivare al cuore del problema. Ho trovato un piano abbozzato dove non si capiscono bene soprattutto la tenuta dal punto di vista economico e del personale tutto l'impianto, e soprattutto non vedo le risposte a determinati punti critici. Penso per esempio alle liste di attesa, ci si concentra molto di più su altri punti, su altre strutture che sembrano più, lo devo dire, delle promesse elettorali piuttosto che una vera ed efficace e razionale programmazione in questo ambito. L'incontro si è aperto con un minuto di silenzio in onore del segretario del PD di Fano, Tommaso Della Dora, scomparso prematuramente a soli 42 anni. L'iniziativa è stata realizzata con il supporto di un tavolo tecnico coordinato dal dottor Claudio Maffei, che ha individuato le problematiche più stringenti condivise con la comunità medica e infermieristica. Ripensare l'attuale strategia di politica sanitaria di questa giunta e in particolare rivedere completamente l'attuale piano. La regione Marche ha dei problemi come tutte le altre regioni, poi dei problemi suoi, una rete ospedaliera mal distribuita e servizi territoriali molto deboli. Deve affrontare questi due problemi contemporaneamente dentro dei forti vincoli economici e anche dei vincoli in termini di disponibilità di personale. Quindi deve ritornare indietro sul proprio piano, rivederlo completamente, e quello che in positivo bisogna fare è fare delle scelte coraggiose che devono essere condivise coi cittadini, che sono: per poter potenziare la rete dei servizi territoriali bisogna ripensare quell'ospedaliera senza stravolgimenti, ma affrontando delle questioni che è scomodo affrontare ma che vanno affrontate, come sono le duplicazioni di servizi in realtà molto vicine. Quindi certamente è una situazione di difficoltà che può solo aumentare se questo piano sociosanitario, così come è impostato, andrà avanti.